Ciao e bentornato sul canale, io sono Marco. Io sono Alice. Mary. E noi siamo in camper con musica. Oggi siamo purtroppo senza la nonna e Lucky perché stiamo andando a visitare il Technische Museum Speyer, che è il. Sono due i musei della tecnica in questa zona, uno è Sesenheim e l'altro è Speyer. Ma prima di mostrarti alcune chicche di questo museo, ti invitiamo ad iscriverti e attivare la campanella per non perderti i nostri viaggi, le nostre avventure e i luoghi insoliti che cerchiamo di andare a beccare e da portare sul canale. Quindi adesso goditi un po' di vedute di questo museo che speriamo sia molto bello sì. E molto interessante. Ciao! Entrati, abbiamo iniziato a visitare, cioè siamo in un hangar gigantesco pieno di roba e ci sono delle cose che possono essere messe in movimento, tipo il maglio a una locomotiva. L'unico tra virgolette problema è che costa tutto un euro, quindi anche dietro c'è una parte là c'è un plastico per farlo funzionare, un euro, che puoi pagare sia in contanti che con carte. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto se lo paghi con carta, perché magari a fine giornata non te ne sei accorto, ma ti sei fatto 50 euro per vedere il movimento delle cose. Andiamo avanti con la visita. Guarda me. Mary ha fatto una missione. Allora, se vi sembra che siamo ubriachi o io ho messo la telecamera storta, in realtà no, perché siamo dentro il Boeing 747 che ci ha esposto, solo che l'hanno messo in fase tipo di decollo, quindi pende. Il gimbal mi tiene la telecamera stabile, io pendo, adesso me ne vado sulle ali. Io vado sulle ali, Che spettacolo, ragazzi.
Terminiamo il giro. Mary, che dici? Com'è questo museo? Bello. Molto interessante, bello perché puoi entrare in un sacco di cose. Peccato non aver potuto vedere il sottomarino, eh. Quello un po' mi è dispiaciuto, stanno facendo dei lavori. C'è talmente tanta roba che una giornata secondo me non ti basta da visitare. Non toccare, c'è scritto non toccare. Perché non, è una vecchia giostra. E niente, quindi iscriviti al canale, attiva la campanella e se vuoi fatti un giro in questo bel museo che secondo me se passi dalla Germania è una cosa alternativa ai soliti viaggi che ti organizzano tutti.